ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vedremo un titolo che celebra un famoso personaggio del mondo dei videogiochi. Solo che vi dico una cosa, 23 giugno 1991 è nato questo. Forse avete già capito di cosa si tratta. È un titolo che è stato pubblicato molto di recente. Questo! Buona visione, gente! Lo sapete tutti che il 23 giugno del 1991 è arrivato il personaggio di Sonic? Ebbene, quest'anno, il 23 giugno 2011, ha compiuto 20 anni e non li dimostra. Ebbene, oggi analizzeremo un gioco realizzato dalla rinomata Sega che si chiama Sonic Generations. La versione che vedremo qua è la versione pubblicata per PlayStation 3, ma non vi preoccupate, non è diversa dalla versione per Xbox 360 e per PC, ma è completamente diversa da quella pubblicata sul 3DS. Sega. Tutti pronti? Ehi, amici, che succede? C'è una festa per caso? Sorpresa! Oh, amici! È quasi impossibile farti una sorpresa. Ci sei riuscito questa volta. Non l'avrei immaginato. Già, grazie. Tanti auguri, Sonic. Spero ti piaccia. Piacermi? È buonissimo! La storia parla di Sonic e dei suoi amici che stanno festeggiando il 20° compleanno del Riccio Blu. Ma mentre la festa è in corso, una misteriosa entità oscura, non si sa cosa, risucchia tutti gli amici di Sonic in diverse epoche e il colore e vitalità spariscono. Al nostro Riccio non rimane che fare una cosa, correre per salvare tutti i suoi amici, ma anche addirittura i suoi nemici, perché mano a mano che andremo avanti ci saranno degli impensabili colpi di scena. Analizzando la grafica, dobbiamo dire che qua è stato utilizzato il nuovo motore grafico Hedgehog Engine, che
che è veramente qualcosa di straordinario. Abbiamo personaggi primari e secondari, tutti ben modellati, sembrano proprio veri, sono ben animati e non ci sono neanche dei bug. E anche per quanto riguarda le ambientazioni, sono bellissime da vedere, con ottimi effetti di luce, tanti colori a schermo e una fluidità impeccabile. La fluidità forse sparisce soprattutto in piccolissimi momenti del gioco, forse quando ci sono troppi elementi a schermo, ma non influisce sulla giocabilità. Insomma, graficamente è un titolo completamente votato alla spettacolarità, e qua ci riesce. Analizzando invece il sonoro, dobbiamo dire che Siga ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo, per quanto riguarda il personaggio classico di Sonic, tutti gli effetti sonori ridigitalizzati degli episodi a 16 bit. E invece per quanto riguarda il moderno Sonic, abbiamo effetti sonori tutti presi da Sonic Colors, che sono perfetti, e ognuno del classico Sonic e del nuovo Sonic svolgono bene il loro lavoro. Ma il vero pezzo forte sono le musiche di sottofondo. Nel classico Sonic sono tutti i temi musicali che abbiamo sentito nel passato, tutti ridigitalizzati, e invece nel moderno Sonic sono tutte canzoni di sottofondo completamente nuove e originali. E bisogna dire che sono tutti degli ottimi temi musicali di accompagnamento che riescono a dare un ottimo senso di spensieratezza e allegria, finalmente. Ah, una cosa su cui bisogna anche menzionare è che se dopo tanti anni abbiamo visto il personaggio di Sonic e compagni doppiati soltanto in lingua inglese, qua per la prima volta è stato doppiato in lingua italiana, e bisogna dire che il doppiaggio in italiano qua è riuscito abbastanza bene, nonostante ci sono alcune frasi che vengono un po' troppo ripetute, ma nel complesso riescono a dare un pizzico di emozione in più. Quanto riguarda la giocabilità, questo è il pezzo forte del gioco. In questo titolo dobbiamo attraversare diverse aree che hanno segnato la storia del porcospino blu, ma non tutte. Attraversiamo la famosa area di Green Hill, l'impianto chimico, la Sky Sanctuary, qua ad esempio nell'era 16-bit, oppure dell'era Dreamcast come la Speed Highway, la City Escape e Seaside Hill, oppure Modern Era, Crisis City, Rooftop Run e Planet Wisp, che sono tutti livelli tratti da episodi di Sonic, anche che hanno avuto poco successo nel passato. E bisogna dire che qua si affrontano in due modi: col classico Sonic in stile platform a scorrimento orizzontale, oppure in stile moderno Sonic, proprio come in Sonic Colors o Sonic Unleashed. E la giocabilità cambia. Col classico Sonic non dobbiamo fare niente, il nostro personaggio utilizza lo spin dash per prendere una forte rincorsa, salta e basta, andando semplicemente da un solo lato, a destra o a sinistra, oppure può anche andare su. Ma invece per quanto riguarda il moderno Sonic, ci sono tutte le mosse che abbiamo visto nei precedenti episodi di Sonic, in cui il nostro personaggio salta, fa il turbo in aria, oppure all'aggancio automatico per stordire più avversari contemporaneamente, e può arrivare in aree che altrimenti sono impossibili da raggiungere. Insomma, abbiamo un gameplay che varia a seconda dei nostri gusti. E cambiano anche i livelli, come forse avete potuto vedere durante il video. Cosa molto interessante è che in questo gioco compaiono certamente molti dei personaggi che abbiamo visto durante l'era Mega Drive, Dreamcast e quella di attuale, ma non li utilizzerete. Utilizziamo soltanto Sonic, quello classico e quello moderno.
ma non è che è una cosa che influirà molto sulla giocabilità. Dovete soltanto essere molto bravi nel maneggiarlo. E quindi, se non l'avete ancora provata a recuperare questo titolo, ve lo consiglio caldamente, soprattutto in versioni per PlayStation 3, Xbox 360 e anche per PC. C'è anche la versione per il 3DS, che però è radicalmente cambiata rispetto alle versioni precedenti che vi ho citato, ma risulta essere comunque molto valida come versione. L'unica pecca che forse dobbiamo cercare in questo gioco è forse la longevità. Se avessero aggiunto forse qualche livello in più, forse non avrebbe guastato. Ma del resto il gioco risulta essere molto divertente. Con questo è tutto, spero che la mia recensione vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao! While skydiving to speed up.